E dove sono adesso i suoi sberleffi, le burle, le capriole, le canzoni? Amleto. Signori, il vento si è alzato e già comincia ad imbrunire. Non è meglio che sgombriamo finché siamo sani e salvi? Il vento se la spassava tra le foglie gialle delle vecchie betulle, e dalle foglie ci piovve addosso una grandinata di grossi goccioloni. Uno dei nostri scivolò sul terreno argilloso e per non cadere si aggrappò ad una croce grande e grigia. Consigliere titolare e cavaliere Yegor Gryazmurokov. Signori, io lo conoscevo questo. Amava la moglie, amava la decorazione di San Stanislao, non leggeva i giornali. Il suo stomaco digeriva alla grande. Non era una bella vita? Non pare che avesse necessità di morire. Ma ahimè, il destino era in agguato. Il poveretto cadde vittima del suo stesso spirito d'osservazione. Una volta, mentre stava origliando, una porta gli rifilò un tale colpo alla testa che gli venne una commozione cerebrale. Eh sì, un cerebro ne aveva. E morì. Qui invece, sotto questa lapide, giace un uomo che fin dall'infanzia odiò versi ed epigrammi. Neanche a farlo apposta, la lapide è ricoperta di versi. Ah, arriva qualcuno. Un uomo, col cappotto logoro e il volto rasato, azzurro e viola, ci raggiunse. Sotto una ascella aveva una bottiglia da mezzo litro. Da una tasca gli spuntava un salame in un cartoccio. Dov'è qui la tomba dell'attore K? Ci domandò con una voce rauca. Lo conducemmo alla tomba del famoso attore K, morto 2 mesi prima. Impiegato, eh? No, signori, attore. Ormai è difficile distinguere un attore da un impiegato di concistoro. L'avrete sicuramente notato. È caratteristico, sebbene per l'impiegato non sia del tutto lusinghiero. A fatica trovammo la tomba di K. Si era infossata, ricoperta di erbaccia e aveva persino l'aspetto di una tomba. Una crocetta piccola e a buon mercato. Tutta storta e ricoperta di muschio verde e bruno per l'autunno. Guardava con un'aria triste e appassita, come se fosse malata. Al dimenticabile amico K, leggemmo. Il tempo aveva cancellato il prefisso in e corretto la menzogna degli uomini. Attori e letterati avevano raccolto i soldi per fargli un monumento e se li sono bevuti, i carini. Sospirò l'attore, inchinandosi fino a terra e sfiorando il suolo bagnato con le ginocchia e con il berretto. Cioè, come se li sono bevuti? Molto semplicemente. Hanno raccolto i soldi, ne hanno scritto sui giornali e se li sono bevuti. Non lo dico per biasimarli, ma così. Alla vostra salute, angeli. A voi la salute e a lui eterna memoria. Una bevuta fa cattiva salute. Ma la memoria eterna è proprio triste. Che Dio ci conceda una memoria temporanea. Che su quella eterna è inutile perfino mentire. Su questo avete davvero ragione. K fu veramente famoso. Di corone sulla tomba ne avranno portate una decina. E se lo sono già dimenticati. A chi fece del bene se ne è dimenticato. E a chi fece del male, quelli se lo ricordano. Io, per esempio. Mi ricorderò di lui per i secoli dei secoli, perché da lui non ho avuto se non del male. Non amo il defunto. E che male vi ha fatto? Un grande male, sospirò l'attore, e sul suo volto si diffuse un sentimento di offesa. È stato cattivo con me, un malfattore, che il cielo l'abbia in gloria. Guardandolo e ascoltandolo, mi sono dato al mestiere di attore. Con la sua arte mi fece uscire dalla casa paterna. Mi affascinò con la vanità artistica. Mi promise tanto e mi diede lacrime e dolore. Amara è la sorte dell'attore. Persi la giovinezza, la sobrietà, l'immagine di Dio. Senza il becco d'un quattrino, i tacchi sbilenchi, i pantaloni a frange e scacchi, la faccia come se l'avessero addentata i cani, in testa pensieri al vento e senza senno. Mi ha portato via anche la fede, il malandrino. Avessi avuto almeno del talento, ma così mi sono rovinato per niente. Fa freddo, rispettabili signori, non vorreste? Ce n'è abbastanza per tutti. Brrr. Beviamo in suffragio della buon'anima. Anche se non lo amo, e anche se è morto, io ho solo lui al mondo,
Lui solo, solo come un cane. Mi vedo con lui per l'ultima volta. I dottori hanno detto che presto morirò d'ubriachezza. Così sono venuto a salutare. Bisogna perdonare i nemici. Lasciammo l'attore a colloquio col collega defunto e andammo oltre. Cominciò a cadere una pioggia gelida e minuta. Alla svolta, sul viale principale cosparso di ghiaia, incontrammo un corteo funebre. Quattro becchini con cinture bianche di calicò, gli stivali infangati e le foglie appiccicate portavano una bara marrone. Si stava facendo scuro e si affrettavano, inciampando e dondolando il feretro. Dietro la bara venivano due vecchiette e un uomo con la mantella da gendarme di quartiere. «Tikhon Ivanic», disse avvicinandomi di corsa al gendarme, «qual buon vento! Chi seppellite?» «Grisha», sussurrò il gendarme, rivolgendo un'occhiata imbarazzata alla mia compagna e guardandosi intorno circospetto. Io lo conoscevo, questo Grisha. Viveva nel quartiere di competenza di Tikhon Ivanic, al sesto piano di un edificio grigio, cupo, pieno zeppo di truffatori, prostitute e talenti incompresi. Viveva dietro un cucinotto. Di giorno soffocava per il fumo e la notte la passava a lottare con cimici e topi. Suonava come secondo violino da qualche parte. Scriveva pessimi versi lirici. Recitava in spettacoli amatoriali. E insomma, è perfino difficile fare il conto di tutti i talenti dai quali si attendeva grande e ricca ricompensa. Nel tempo libero dagli impegni andava dal suo lontano parente gendarme ed esponeva a sua moglie le sue idee. «E come mai siete qui, Tikhon Ivanic?» mi meravigliai io, ricordandomi la natura di quelle idee. «Per ordini superiori», mentiva il birbante. Non seguiva la bara per ordini superiori. Provava dispiacere per il libero pensiero di Grisha, tanto dispiacere che, guardando il suo viso pallido, era difficile capire che cosa luccicava sulle sue guance, se erano lacrime o gocce di pioggia. Evidentemente anche lui si era lasciato convincere dalle parole di Grisha, ma non lo voleva confessare apertamente. E se non fosse stato per la mantella che sussultava sulle sue spalle. Si vergognava e temeva i propri sentimenti, e io lo lasciai in pace. Passeggiamo qui da 2 ore, ed è già il terzo che vediamo trasportare. Signori, e se ce ne andassimo a casa?